Buonasera a tutti, sono il dottor Luca Innocenzi, psicologo e psicoterapeuta, e questa sera parleremo nel webinar delle abitudini che a volte possono diventare delle tendenze. Prima di iniziare vi faccio da alcune precisazioni. Questo è un argomento che meriterebbe maggiore spazio. Comprende tanti aspetti e quindi toccheremo solo alcuni di questi. E rispetto, per questo motivo, alle domande finali daremo precedenza ai dubbi che possono essere rimasti, a qualcosa in cui potrei non essere stato chiaro, e poi casomai andremo avanti con le curiosità, con gli approfondimenti. E quindi iniziamo dando una prima definizione di dipendenza, che è quella dell'OMS, che dice descrive la dipendenza patologica come una condizione psichica e talvolta anche fisica che è derivante dall'interazione tra un organismo e una sostanza, caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione. Ora, nonostante questa definizione sia valida, secondo me non è del tutto completa. Perché per troppo tempo si è guardato alle dipendenze come un rapporto fra individuo e sostanza, un rapporto quasi unico. Ma quello delle sostanze è solo un aspetto di un fenomeno più esteso che comprende la messa in atto di comportamenti che hanno un effetto gratificante da una parte o anestetizzante, dei quali non si riesce più a fare a meno. Oltretutto, esistono anche altri tipi di dipendenze, quelle a livello relazionali, ma oggi purtroppo non possiamo occuparcene in questo webinar. Quindi, diciamo che la dipendenza, anche quando è legata ad uso di sostanze, va vista come un comportamento. Perché la sostanza da sola non si insinua autonomamente all'interno del corpo, bensì è l'individuo che consapevolmente decide di farne un uso, mettendo così in atto un comportamento. L'importanza di questo punto di vista è necessario soprattutto ai fini dell'intervento. Una delle maggiori difficoltà che si incontra, infatti, quando andiamo a lavorare su questo stato di dipendenza è dato dalla credenza di incontrollabilità della situazione. E è importante accettare che per quanto sembra non si possa fare a meno della sostanza o di mettere in atto un determinato comportamento, il controllo delle nostre azioni è dovuto a una scelta di mettere o no in atto quel comportamento. Anche il DSM-5 ha riconosciuto l'importanza delle dipendenze comportamentali e quindi inserite come diagnosi psichiatriche dal momento in cui il gioco d'azzardo patologico è stato inserito con altri comportamenti di dipendenza. Il disturbo viene inserito all'interno del capitolo Addiction and Related Disorders, accanto alla dipendenza e all'abuso di alcol e droghe. In questa nuova categoria il gioco d'azzardo rappresenta l'unica dipendenza comportamentale senza sostanza. E questo è un gran passo avanti, perché per la prima volta si inizia a uscire da questa idea che la dipendenza sia legata a una sostanza che va ad alterare
la fisiologia del corpo. Quindi, nello specifico, DSM-5, nel capitolo disturbi correlati a sostanze e disturbi di addiction, recita in questo modo: in aggiunta ai disturbi correlati a sostanze, questo capitolo comprende anche il disturbo da gioco d'azzardo, riflettendo l'evidenza che i comportamenti legati al gioco d'azzardo riescono ad attivare sistemi di ricompensa simili a quelli attivati dalle sostanze di abuso e producono alcuni sintomi comportamentali che sembrano comparabili a quelli prodotti dai disturbi da uso di sostanze. Sono stati descritti anche altri modelli di comportamento eccessivo, come il gioco d'azzardo su internet, ma la ricerca su questa e altre sindromi comportamentali è meno chiara. Così, gruppi di comportamenti ripetitivi, da cui il termine dipendenze comportamentali, con sottocategorie quali dipendenza da sesso, dipendenza da esercizio fisico o dipendenza da acquisti, non sono compresi perché allo stato attuale non vi è sufficiente letteratura basata sulle evidenze per stabilire criteri diagnostici e descrizioni di decorso necessari per identificare questi comportamenti come disturbi mentali. Ora, anche se gli DSM-5 non li ha riconosciuti, non ha riconosciuto queste forme di dipendenza come diagnosi psichiatriche, comunque trovato che siano rilevanti, sono significative. Si astiene dall'inserire queste diagnosi di dipendenza correlate alle forme comportamentali citate esclusivamente per mancanza di studi. Questo non significa che le suddette non esistano. Le sottocategorie citate riguardano dei comportamenti che di per sé non sono dannosi, come acquistare beni di consumo, come il fare sesso, addirittura come la pratica sportiva. E a questi se ne possono aggiungere tantissimi. Cioè, praticamente qualsiasi comportamento o abuso di sostanze, di attività che vengono estremizzate. E quindi appunto la domanda è: qual è il confine che rende un comportamento dipendente e quindi patologico? Vediamo questa definizione, che comunque è datata, perché è degli anni 90, e in cui si afferma che le routine ripetitive non sono chiamate dipendenze fino a quando la loro frequenza o intensità porta all'handicap, e di solito solo quando mirano a sostanze chimiche. Meno spesso viene data l'etichetta di dipendenza a eccessi comportamentali che non hanno come obiettivo l'accesso a sostanze esterne. Possono essere chiamate dipendenze comportamentali, non chimiche. I dipendenti comportamentali cercano di alterare il loro stato mentale principalmente per mezzo di una routine comportamentale, come lavarsi, controllare, giocare d'azzardo, senza prendere alcuna sostanza chimica. Ora, cerchiamo di capire a cosa servono le dipendenze, cioè perché io cerco continuamente quel tipo di sostanza, perché estremizzo quel tipo di comportamento. Solitamente i vantaggi apparenti legati all'uso di sostanze e ai comportamenti di dipendenza sono le modifiche dell'umore e delle esperienze personali, il rilassamento e il piacere, e le strategie per affrontare l'ansia sociale, l'angoscia, la tensione e soprattutto gli stati emotivi dolorosi persistenti. Ora, su questi stati emotivi dolorosi e anche la ricerca del piacere è un qualcosa sul quale poi torneremo e vedremo che sono la base, cioè senza di questi è un po' più difficile
si arrivi a sviluppare una dipendenza. Tuttavia, questi cambiamenti rafforzano pesantemente la dipendenza, rappresentando una soluzione temporanea o una strategia di coping continuativa. Tuttavia, così viene innescato un circolo vizioso e una maggiore disregolazione emotiva. Ora, vediamo alcuni aspetti che sono comuni nelle varie forme di dipendenza, a prescindere che sia una dipendenza più comportamentale oppure che coinvolga l'uso di una sostanza. Troveremo quasi sempre il piacere e sollievo, quindi sensazioni gradevoli, ma limitate ai periodi iniziali dell'uso della sostanza o della messa in atto del comportamento. È la fase denominata luna di miele. E a questo a cui ci riferivamo poco fa quando si parlava di coping limitato nel tempo, cioè nel momento in cui metto in atto il comportamento provo piacere o sollievo, ma non sto risolvendo le mie problematiche che mi porto avanti da molto tempo. Andando avanti troviamo spesso la dominanza o idea prevalente riferita alla sostanza o al comportamento, per cui vi è l'impossibilità di resistere all'impulso di assunzione o pratica e vissuta con modalità compulsive. Questa è una delle credenze principali che mantiene lo stile di dipendenza. Dopo approfondiremo meglio questo aspetto. Poi un altro aspetto comune è il craving, cioè la sensazione crescente di tensione e desiderio che precede l'assunzione della sostanza o la pratica del comportamento. Spesso troviamo instabilità dell'umore, troviamo la tolleranza, ossia la progressiva necessità di incrementare la quantità di sostanza o tempo dedicato al comportamento per ottenere l'effetto piacevole, il quale tenderebbe altrimenti ad esaurirsi. È un concetto molto legato all'esperienza. Ogni volta che ci capita di avere un nuovo tipo di esperienza, a quella corrisponderà un tipo di emozione. Ma quando ripetiamo sempre più quel tipo di attività, l'emozione che ne segue è sempre minore. Di conseguenza, se io sto cercando attraverso questi comportamenti il sollievo, uno stato di sofferenza, avrò bisogno sempre di più di quel tipo di comportamento. Poi, rispetto a quello che riguarda le tossicodipendenze, c'è proprio anche una tolleranza fisiologica, quindi mi abito sempre di più a quel tipo di sostanza e il corpo reagisce in maniera differente rispetto alle prime volte. Troviamo il discontrollo, cioè la progressiva sensazione di perdita di controllo sull'assunzione della sostanza o esecuzione del comportamento. Anche questa è una di quelle credenze che non ci fanno tanto bene nella dipendenza. Poi troviamo un concetto, forse quello più tipico, l'astinenza. Spesso quando si associa l'astinenza alla dipendenza. Cioè, che cos'è? Il profondo disagio fisico e psichico conseguente all'interruzione o alla ridotta assunzione della sostanza o alla riduzione del tempo dedicato alla messa in atto del comportamento. Poi, questa astinenza, in base al tipo di dipendenza che stiamo trattando, può essere più fisica o più psicologica, o si possono anche a volte uguagliare. Andando avanti troveremo sicuramente conflitto e persistenza dovuti all'incapacità di porre fine all'assunzione di una sostanza o alla pratica di un comportamento nonostante le evidenti conseguenze sulla vita dell'individuo. Anche questo si può ricollegare a quelle famose credenze che vedremo più avanti. A questo conflitto ci arriviamo nel momento in cui l'idea che la sostanza, il comportamento
sia utile, sia necessario, mi faccia del bene, al tempo stesso mi rendo conto che mi sta portando a, a vivere male gli altri aspetti della mia vita, quelli relazionali, quelli sociali, lavorativi, vorrei riuscire a chiudere con questo tipo di comportamento, ma non ci riesco e quindi vivo questo conflitto. Poi, andando avanti, spesso incappiamo nelle ricadute, ossia la tendenza a riavvicinarsi alla sostanza o ad attuare il comportamento dopo un periodo di interruzione. E il concetto delle ricadute è legato estremamente all'idea dell'interruzione totale con quel comportamento, quindi all'idea dell'astenersi, e poi vedremo i vantaggi e gli svantaggi di questo obiettivo. Poi troviamo il poliabuso, ossia la tendenza ad assumere più sostanze o praticare più comportamenti e cross dipendenza, ossia la tendenza a passare da una dipendenza all'altro nell'arco della storia di vita. E questo sicuramente è collegato all'aspetto della tolleranza, perché quando me sviluppo la tolleranza a quel comportamento o a quella sostanza, invece di insistere, invece di aumentare sempre di più, potrei passare a qualcos'altro di nuovo. E inoltre troviamo dei fattori di rischio comuni come il sensation seeking, una maggiore impulsività, difficoltà nella regolazione emotiva, un inadeguato ambiente di sviluppo genitoriale, attaccamento insicuro e presenza di traumi. Ora vi porto alcuni esempi di dipendenze. La tossicodipendenza non poteva mancare, anche perché, come abbiamo detto, spesso nell'idea comune le dipendenze sono le tossicodipendenze. Questo perché? Perché essendo stato un fenomeno non solo in Italia, in generale nel mondo, però in Italia a cavallo tra gli anni 80 e 90 si è parlato molto per combattere questa cosa che stava avendo degli effetti importanti sulla società, però ecco, non è l'unica forma di dipendenza. Allora, la tossicodipendenza è generalmente descritta, secondo la prospettiva medica e sociale, come una patologia cronica, recidivante, caratterizzata dagli effetti dell'uso prolungato di sostanze stupefacenti e dai disturbi dovuti alla sua dipendenza. La sindrome da dipendenza o addiction è una modalità patologica d'uso della sostanza che conduce a menomazione o disagio clinicamente significativi, con manifestazione negli ultimi 12 mesi di almeno tre delle seguenti condizioni: tolleranza, astinenza, desiderio persistente della sostanza, incremento del tempo dedicato per procurarsela, interruzione o riduzione di attività sociali o lavorative, uso continuativo nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o ricorrente fisico o psicologico. Quindi questi sono i criteri del DSM-5. E come vediamo, la tossicodipendenza è un concetto legato non all'esclusivo utilizzo della sostanza, perché a volte si crede anche questo, che chi ha fatto uso di sostanze in automatico sia un tossicodipendente. No, per avere una diagnosi di tossicodipendenza si devono venire a creare queste, almeno tre di queste condizioni che abbiamo visto insieme. Un'altra forma di dipendenza è quella del gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo può essere definito come qualsiasi puntata o scommessa il cui risultato sia imprevedibile, ovvero dipende dal caso. È lo scommettere su ogni tipo di gioco o di evento ad esito incerto, dove il caso, in grado variabile, determina tale esito. Se con il termine gioco si fa riferimento ad ogni attività che abbia come scopo la ricreazione e lo svago, quando si parla di gioco d'azzardo si intende un'attività in cui non rientra più l'abilità del giocatore,
ma soltanto la sorte e lo scopo di lucro. Questo è importante perché ci aiuta a capire come si vengano a creare, in questo caso, delle dipendenze dovute alle sensazioni che provengono da questo tipo di comportamento, che sono legate tanto alla sorte e allo scopo di lucro. Perché in un qualsiasi altro tipo di gioco dove non c'è il rischio, dove non c'è la possibilità di vincere o perdere soldi, manca quella componente del brivido, dell'eccitazione, che rende il gioco d'azzardo particolarmente adatto a trasformarsi in una dipendenza. Quindi viene posta una diagnosi di gioco d'azzardo patologico quando il soggetto riporta 5 o più dei 10 sintomi indicati dal DSM. È eccessivamente coinvolto l'individuo, è eccessivamente coinvolto nel gioco d'azzardo. Ad esempio, il soggetto è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a valutare o pianificare la prossima impresa di gioco, ad escogitare i modi per procurarsi il denaro con cui giocare. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato, tenta ripetutamente e senza successo di controllare, ridurre o interrompere il gioco d'azzardo. Nel tentativo di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo, il soggetto risulta molto irrequieto e irritabile. Il soggetto ricorre al gioco come fuga da problemi o come confronto all'umore disforico, ad esempio sensazione di disperazione, di colpa, ansia e depressione. Quando perde, il soggetto ritorna spesso a giocare per rifarsi, in seguimento delle perdite, mente in famiglia e con gli altri per nascondere il grado di coinvolgimento nel gioco d'azzardo, ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo. Mette a rischio e perde una relazione importante, un lavoro, un'opportunità di formazione o di carriera a causa del gioco. Confida negli altri perché gli forniscano il denaro necessario a far fronte a una situazione economica disperata causata dal gioco. Il comportamento di gioco d'azzardo patologico non deve essere pertanto attribuibile a un episodio maniacale. Ok, andando avanti, vediamo quest'altra forma di dipendenza. Ne ho voluta mettere una un po' più attuale, perché con la tecnologia che avanza si sono create moltissime forme di dipendenza da tecnologia. Basta pensare all'utilizzo che si fa al giorno d'oggi degli smartphone, cioè penso che ci possiamo riconoscere tutti in questo tipo di forma di dipendenza. Viene definita come Internet Addiction Disorder, e il soggetto dipendente spende in maniera progressiva la maggior parte del tempo in rete, venendone completamente assorbito, con ricadute sia nella sua sfera affettiva, relazionale e familiare che in quella lavorativa o scolastica. Quindi non è tanto il mezzo che ci interessa, potrebbe essere un cellulare, un computer, un tablet, l'importante che sono tutti questi altri aspetti. Inoltre, l'anonimato, l'accessibilità, la sensazione di eccitamento sembrano funzionare da facilitatori, se non anche come rinforzo per coloro che hanno difficoltà interpersonali amplificandole. L'uso problematico di internet e dei social è caratterizzato spesso da una perdita di controllo, sentimenti di rabbia, angoscia, ritiro sociale e conflitti familiari. Inoltre, lo spazio e il tempo sembrano annullarsi. Quindi abbiamo fatto una mini carrellata di alcune forme di dipendenza e adesso vorrei farvi vedere come potrebbe svilupparsi una dipendenza a partire da una semplicissima situazione quotidiana, un qualcosa che potrebbe essere capitato a tutti. Quindi proviamo a ricostruire come si può sviluppare una dipendenza. Solitamente è presente
un tema di sottofondo che fa parte della persona, caratterizzato da una mancanza di piacere o da uno stato emotivo doloroso. Ok? Più che un'alternativa, sono due modi simili per indicare che c'è qualcosa che una sofferenza emotiva. Ok? Allora partiamo dal primo punto. Allora, casomai vado al bar, prendo una bottiglietta d'acqua, il barista non ha il resto, e quindi vedo un gratta e vinci, dico: beh, guardi, mi dia un gratta e vinci e non serve, mi dà il resto. A quel punto mi metto lì sul tavolino, inizio a grattare e vinco 20 euro. In quel momento penso che sia la cosa migliore che poteva accadermi. A volte potrebbe essere una condanna. Perché? Perché la vincita in sé mi porterà sicuramente a uno stato di felicità, di soddisfazione, mi farà sperimentare un brivido e probabilmente mi avrà anche divertito il tutto. A quel punto che accade? Ciò che ho provato ha momentaneamente alleviato il tema di sottofondo di cui parlavamo all'inizio. Quindi, sia che ci fosse una mancanza di piacere o uno stato doloroso, la felicità, la soddisfazione, il brivido, il divertimento sicuramente per un po' mi hanno dato del sollievo. E a questo punto cosa accade? C'è un apprendimento. Cioè io... è come se apprendessi la lezione che giocare mi ha fatto stare bene. È solo che se questo si verifica, a quel punto io andrò a ricordare come mi sono sentito in quel momento e cercherò attivamente, in questo si vede l'intenzionalità del gesto, quindi è proprio un comportamento proattivo di ottenere lo stato desiderato attraverso la ripetizione di quel comportamento. A quel punto cosa accade? Ora qui siamo ancora, non siamo nella patologia. Quindi che succede? Dopo che ho preso questa cosa, ricerco quel tipo di attività e le opzioni sono due. Vinco nuovamente. Quindi se vinco nuovamente, che accadrà? Riproverò le stesse sensazioni, forse un po' meno intense, non dico che già ho sviluppato una tolleranza, però potrei provare le stesse emozioni in ugual misura o poco meno. Sta di fatto che non è tanto importante questo, è importante che la lezione, l'apprendimento iniziale che fa stare bene, sta. E quindi ritorno al punto precedente e continuo fin quando non arrivo al punto successivo, al 6B, cioè prima o poi mi capiterà di perdere, probabilmente capiterà subito, però facciamo finta che ho vinto per qualche volta, inizio e perdo. Quando perdo, al contrario delle emozioni di felicità, di gioia, probabilmente andrò ad alimentare il mio stato emotivo doloroso, perché sarò deluso, perché ho perso soldi, perché non sono andate così come me l'ero immaginato, e quindi il mio stato di partenza viene rafforzato e andrò a quel punto, al punto 7, ricerco in misura sempre maggiore le giocate, perché se aumenta il mio dolore ed ho imparato che giocare mi fa star bene, continuo. A quel punto succede, perdo sempre più soldi e lo stato doloroso aumenta, vengo criticato e lo stato doloroso aumenta, inizio a giudicarmi da solo, cioè prima mi giudicano gli altri, poi mi inizio a giudicare da solo e quindi il dolore che fa aumenta e io aumento le giocate ed entro in una spirale che potrebbe portarmi a una dipendenza. Quindi questi sono un po' gli elementi base che mi servono per instaurare una dipendenza. Quindi uno stato doloroso,
un'intolleranza alla frustrazione, quindi un'intolleranza a tutti questi stati di dolore, e quindi una ricerca di stimoli forti che possano alleviare il dolore. E quindi immunizzarlo, per quantomeno immunizzarlo, cioè non sentirlo e avere l'illusione di controllo e di sensazioni di piacere. Ok, adesso abbiamo visto quello che accade, ora volevo dare un po' di spazio a questo concetto del pensiero desiderante, che è un processo volontario di elaborazione di informazioni e ricordi relativi all'esperienza di assunzione di una sostanza o ingaggio in un'attività ai suoi effetti positivi. Quindi è un po' il ricordo di quell'apprendimento di cui abbiamo parlato prima, che però è una sorta di desiderio. Quindi quando il desiderio viene avvertito sotto forma di impulsi, di sensazioni corporee, ricordi o immagini mentali, gli individui con disturbo di dipendenza psicologica si ingaggiano in questa attività mentale volontaria, ok? Questo pensiero desiderante è volontario ed è focalizzato sul desiderio, il che alla fine va a alimentare lo stress e il craving. Ora, ecco le famose credenze sulle dipendenze di cui vi parlavo prima. La persona affetta da una dipendenza sviluppa una serie di credenze su di essa. Alcune le chiamiamo positive, come se fossero delle valide motivazioni a perpetuare quel comportamento. Ad esempio, vediamone qualcuno: bere mi aiuta a non pensare, giocare mi fa stare bene, se ho un desiderio allora è giusto seguirlo. Queste sono quelle positive. Altre, che chiamiamo negative, che la scoraggiano sulla possibilità di rinunciarvi, aumentando la frustrazione e il dolore che cerca di anestetizzare proprio attraverso di essa. Quindi, ad esempio, se continuo in questo modo, mi accadrà qualcosa di brutto. Non ho il controllo dei miei impulsi. Ora, sia le credenze positive che quelle negative non fanno altro che mantenere il mio stato di dipendenza. Le prime perché? Perché appunto ci trovo un'utilità. Bere mi è utile. Giocare mi è utile, ho un desiderio, allora è giusto così. Perché rinunciare se effettivamente mi fa bene? E quindi quando queste credenze vengono fuori, il lavoro che si dovrebbe fare in terapia è quello di metterle in discussione e metterle in discussione insieme al paziente. E non è detto che ciò non sia già stato fatto dalla persona stessa. Perché? Perché tutto sommato sì, è vero che mi fa star bene, ma quali sono le conseguenze a cui mi porta? Effettivamente ho avuto problemi al lavoro, ho avuto problemi in famiglia, ho avuto problemi con le amicizie, non ho più il tempo di fare le cose che mi piacciono, quindi effettivamente potrei rendermi conto di questo. È a quel punto che entrano in gioco le credenze negative, perché quindi chiediamo: e allora se sei consapevole del fatto che in realtà non è così utile questo comportamento, perché non lo interrompi? E lì la risposta tipica è: non ho il controllo dei miei impulsi. Cioè è un qualcosa di incontrollabile, va al di là della mia volontà. Quindi iniziamo a vedere quello che dovremmo fare in un ipotetico trattamento. Ora, questo vi descrivo è un trattamento estremamente generico, okay? Perché come ho detto esistono tantissimi tipi di dipendenza, perché possono riguardare vari tipi di sostanze e di comportamenti, oltretutto c'è anche il livello di gravità che dobbiamo tenere in considerazione.
Allora, in alcune forme di tossicodipendenza, un trattamento di pura psicoterapia non è sufficiente, serve creare una rete, ok? Per altre forme di dipendenza, ad esempio, potrebbe anche venire a bussare alla nostra porta qualcuno che vorrebbe semplicemente smettere di fumare. Quindi, come vedete, c'è una grande disparità fra le due situazioni. Questo che propongo è un trattamento descritto in maniera molto molto generica, quindi non pensate a un tipo di dipendenza in particolare. Però sono delle linee guida che in qualche modo dovremmo sempre e comunque mettere in atto. E quindi mi ripeto, come abbiamo visto, le dipendenze sono molto diverse fra di loro per tipo di sostanza, gravità, pericolo, comportamenti, fattori precipitanti e protettivi. Ci sono tuttavia molte caratteristiche comuni. Il trattamento di conseguenza non può essere sempre lo stesso. L'aspetto che mi interessa approfondire riguarda l'obiettivo più comune che solitamente ci si aspetta di raggiungere, cioè quello dell'astinenza. Perché noi quando iniziamo un trattamento ci diamo degli obiettivi. È un obiettivo che deve essere condiviso con la persona che cerca aiuto. E l'idea di base è questo, che si debba arrivare per forza all'astinenza. Ma astenersi significa riuscire a non mettere più in atto quel comportamento che in questo momento sta causando il disagio. Quindi, se noi esclusiamo alcuni tipi di sostanze estremamente pericolose come l'eroina, dove anche una sola assunzione ci potrebbe portare a delle conseguenze disastrose o a comportamenti estremamente pericolosi, per il resto l'astinenza potrebbe essere la scelta sbagliata. Quindi la domanda è: perché l'astinenza? Cioè, la maggior parte delle volte, perché il trattamento per le dipendenze è sempre stato attuato in questo modo. E non ci si è mai soffermati a considerare un'alternativa più funzionale a quella dell'astinenza. In alcuni casi, sicuramente smettere totalmente sembra la scelta più facile quando non si hanno altre alternative. Ora, pensiamo ai fumatori che cercano di smettere. La maggior parte racconterà che se fosse in grado fumerebbe un paio di sigarette al giorno. Ma non riuscendo, passa da un pacchetto a zero sigarette. Questa è una cosa estremamente tipica. Ogni volta che parlo con qualche ex fumatore, mi racconta che lui vorrebbe tuttora poter fumare con le 2 o 3 sigarette, perché tutto sommato, è un rischio, da lui considerato accettabile e che, effettivamente un po' gli manca questa cosa, però ha detto preferisco fare zero perché temo che altrimenti potrei non controllarmi e quindi ritornare a fumare 20 sigarette. Ora, un ragionamento di questo tipo che rappresenta chiaramente l'idea che c'è l'impossibilità di controllarsi. Ora vorrei però vedere con voi perché no, perché sarebbe meglio non tentare di raggiungere l'astinenza? Primo, l'astinenza ostacola l'apprendimento, impedendo di modificare le credenze che abbiamo visto prima. Sì, posso modificare la credenza che non posso smettere, ma di certo alimenta la credenza che non ho il controllo. Perché passare da tutto a nulla è più facile, in quel caso ce la posso fare, ma non riesco a vedere con gli occhi che in realtà potrei farne un uso di qualcosa che non è estremamente dannoso per la mia salute nel modo in cui vorrei io. Oltretutto, l'astinenza mantiene alti livelli di stress. Perché se mi sono imposto questo, ecco, mantenere questo stato desiderato è molto stressante.
Allora, visto che spesso si ricorre alle dipendenze proprio per alleviare i livelli di stress, sarebbe meglio non stimolarne una crescita. Oltretutto, mantiene alta l'attenzione sulla sostanza o il suo comportamento. Dopo vedremo, vi ho preparato una tecnica da sperimentare insieme a voi, che io più mi ripeto, non devo pensare al vino, non devo pensare al vino, devo pensare al vino, alla fine non faccio altro che mantenere alta l'attenzione su quello. Ed è quello che mi dirò se voglio tenermi lontano da quel tipo di abitudine. Inoltre, l'astinenza non prevede errori, cioè è l'esempio più calzante di perfezione. Bisogna essere sempre perfetti. E quando inevitabilmente si cadrà nell'errore, a quel punto ci sarà un crollo dell'autostima e dell'autoefficacia, con conseguente rischio di ricaduta. Perché c'è un rischio di ricaduta? Perché tutta la mia autostima e la mia autoefficacia che viene meno mi riporta a risperimentare quegli stati dolorosi che pensavo ero riuscito a lasciarmi dietro. Oltretutto, se cerco di raggiungere la dipendenza e l'astinenza, non faccio altro che creare una nuova dipendenza nei confronti del controllo. Allora inizio a sentirmi bene perché controllo. Allora dico, se devo abbandonare quel tipo di comportamento per prenderne un altro e ripeterlo in maniera continuativa, tanto vale tenerci quell'altro. Anche perché il controllo continuo, forse adesso lo sottovalutiamo, ma anche lui ha delle conseguenze nocive. Inoltre, perché molti comportamenti o molte sostanze di per sé non sono nocive, anzi, a volte sono gratificanti e appaganti. In qualche modo si diventa persone meno complete rinunciandovi totalmente, andando a sperimentare un nuovo tipo di disagio. Cioè, mi vengo a pensare al vino, alla possibilità di bere un calice di vino in compagnia di amici in momenti di convivialità. Oppure, come abbiamo visto, ci sono delle addiction che riguardano lo sport. Cioè, lo sport è un'attività che tutti i medici ci consigliano. Se io ho sviluppato una dipendenza nei confronti dello sport e penso che devo astenermi, a quel punto inizierò a fare una vita sedentaria. Quindi, cosa dobbiamo fare oltre a non darci come obiettivo quello dell'astinenza? Intanto aumentare la consapevolezza tramite gli ABC. Ora, chi ci segue da tempo sa che è una tecnica che utilizziamo, ma è molto semplice da spiegarla, cioè monitoriamo quali sono i nostri pensieri e le emozioni che ne derivano. E questo lo iniziamo a fare prima, durante e dopo l'assunzione della sostanza, perché dobbiamo sviluppare sempre di più una consapevolezza di quello che ci accade, di capire quali sono gli stati emotivi che prima dell'assunzione della sostanza volevo modificare, come si sono modificati e come sto dopo, perché se effettivamente monitoro il fatto che dopo l'assunzione della sostanza non sto così bene come credevo, allora forse trovo lo stimolo per andare a interrompere questo tipo di abitudine. Poi andiamo a individuare le credenze positive e negative, quelle che abbiamo visto prima. Perché una volta che le ho individuate, posso andare a disputarle. Quindi, in caso di quelle positive, come abbiamo detto, effettivamente questo comportamento mi è del tutto utile, siamo sicuri, possiamo rifletterci sopra, effettivamente è del tutto vero che io non ho controllo delle mie azioni? Questo è quello che intendo per disputare le credenze. Poi possiamo iniziare a individuare delle alternative più funzionali. Cioè, cosa posso fare che mi dia un sollievo, ma al tempo stesso non mi porti a vivere un disagio? Ok,
trovare qualcosa di più sano, qualcosa che comunque mi dia soddisfazione, ma faccia meno male. A quel punto possiamo iniziare a lavorare sui temi personali, quindi a quei temi dolorosi di cui parlavamo inizialmente. E quindi, e questo vabbè, poteva essere un unico punto, lavorare su un probabile disturbo primario. Infatti le dipendenze spesso vengono considerate come dei disturbi secondari, cioè secondari a un qualcosa che già mi caratterizzava. Quindi cosa mi aveva portato a quell'insoddisfazione, a quei dolori emotivi che poi ho cercato di alleviare attraverso la dipendenza? Ok, adesso vi presento quelle esperienze pratiche che volevo sottoporvi e vi chiedo di seguirmi, ok? Adesso guardate questo elefante rosa, questa è io la chiamo la tecnica elefante rosa. Ognuno la chiama come vuole a seconda dell'animale che sceglie. Qualcuno fa lo chiama l'esercizio della tigre, qualcuno quello dell'orso bianco. A me piace l'elefante rosa. Quindi vi chiedo di guardare attentamente questo elefante, ok? Guardatelo il più possibile fin quando non avete assimilato questa immagine. Dopodiché chiudete gli occhi e pensate intensamente all'elefante, a questo elefante che vi ho fatto vedere, rosa, è un elefante rosa. Cercate di guardarlo nella vostra mente con gli occhi chiusi. Ok, ora che avete fissato bene la sua immagine, vi chiedo di smettere di pensare all'elefante rosa. E come strategia vi propongo quella di ripetervi: non devo pensare all'elefante rosa. Ok? Provate a non pensare più all'elefante rosa. Ora, purtroppo non posso avere un feedback diretto da voi, forse dopo qualcuno vorrà scrivermi della vostra esperienza fra le domande, ma qualcuno forse è riuscito a non pensare e a scacciare dalla propria mente l'immagine dell'elefante, qualcun altro invece forse non ci è riuscito. Come mai? Spesso quando si vuole evitare di pensare qualcosa, abbiamo una sorta di dialogo interno in cui ci diciamo le parole: non devo pensare all'elefante in questo caso. Se vediamo scritto il contenuto di ciò che diciamo, no? Cioè non devo pensare all'elefante, capiremo che è impossibile non pensare a qualcosa che è all'interno del nostro stesso pensiero. Quindi nel momento in cui mi dico di non pensare ad X e lo nomino nella mia testa, inevitabilmente il mio pensiero va ad X. Ok? Questo è un esercizio che utilizziamo per disputare l'incontrollabilità del pensiero desiderante. Perché spesso ci dicono: sì, ma capiamo, ho capito che questa cosa mi fa male, ma mi viene sempre in mente questo desiderio, questa voglia, e non riesco a controllarla. Allora chiediamo di fare questo tipo di esperienza e gli diciamo che la cosa migliore che si può fare è non fare nulla, se non osservare in maniera passiva il contenuto dei nostri pensieri, in quel caso dei nostri desideri, e prendere atto che se sono liberi da ogni forma di imposizione e controllo, dopo un po' la nostra attenzione si sposterà verso altre immagini mentali. Quindi a quel punto bisognerebbe riprovare a fare la stessa cosa senza fare nulla. Quindi se più là vi tornerà in mente l'immagine dell'elefante rosa,
cercate di limitarvi ad osservarlo, non fate nulla. Dopo un po', fidatevi, lui andrà via, a meno che non sarete voi a richiamarlo alla vostra attenzione. Ok? Infine, per chiudere, vorrei farvi vedere questa disputa pratica sull'incontrollabilità. Allora, la credenza rispetto all'incontrollabilità è estremamente comune nelle dipendenze, ce lo siamo detto alla nausea. Fin quando non riusciremo a far accettare che è la vostra volontà al comando, i risultati difficilmente si potranno ottenere. Quindi vorrei farvi sperimentare questa tecnica immaginativa. Vi chiedo, pensate a qualcosa a cui fate molta fatica a rinunciare. Forse non siamo a livello di una dipendenza, ma qualcosa che per voi è veramente difficile mettere da parte. Un comportamento che ritenete incontrollabile. Se non vi viene in mente nulla, meglio per voi. Comunque cercate di seguire la tecnica in modo da coglierne l'utilità. Quindi, immaginate di essere sul punto di mettere in atto il vostro comportamento irrinunciabile. Ad un tratto vi arriva una telefonata dall'ospedale e vi comunicano che una persona importantissima per voi è stata ricoverata d'urgenza. Ora vi chiedo, cosa fate in una situazione del genere? Vi precipitate in ospedale o vi prendete del tempo per fare quello che avevate programmato? Ora, sono abbastanza convinto che quasi tutti avete optato per la prima. Addirittura qualcuno penserà che la mia domanda possa anche essere stupida e di cattivo gusto, come per dire, ma che domande fai? È chiaro che andiamo all'ospedale. Comunque, se vi siete precipitati in ospedale, vi trovate di fronte a un nuovo bivio. Parlate con i medici per sapere le condizioni della persona cara o cercate un posto indiscreto, un po' nascosto, per fare quello che avete rimandato in precedenza? Ok, anche in questo caso avete dato, immagino, la precedenza alla prima opzione. E quindi vi chiedo scusa per avervi fatto provare apprensione per un vostro caro, anche se solo in forma immaginativa, e per farmi perdonare vi comunico che i medici lo dimettono immediatamente e che non ci saranno conseguenze al suo malore momentaneo. Ok? Quindi torniamo in uno stato di tranquillità e possiamo tornare a casa a fare i conti con quello che abbiamo lasciato in sospeso, quella cosa che per noi era irrinunciabile. In questo momento le probabilità che facciate quello che era in programma aumentano rispetto a prima. Forse qualcuno è ancora scosso per tutto quello che è accaduto, ma non importa più. Ormai qualsiasi cosa facciate, se vi guardate indietro, vi renderete conto che siete stati voi a decidere quello che fare o non fare. Anche la scelta di posticipare è comunque una scelta fatta da voi e da nessun altro. Il fatto che ci fosse un'ottima motivazione non cambia il risultato. L'obiettivo è quello di accettare che mettere o non mettere in atto un comportamento, per quanto estremamente complicato possa essere, non sarà mai incontrollabile. Ok? Quindi con questa tecnica immaginativa chiudiamo la nostra fase del trattamento e i metodi per disputare le credenze sull'incontrollabilità. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Prima di passare alle domande vi faccio vedere le slide riguardo ai nostri servizi che vi offriamo qui a Studi Cognitivi. Quindi sono valutazioni psicodiagnostiche, trattamenti di disturbi d'ansia,
disturbi dell'umore, alimentari, di personalità e perché no sulle dipendenze. Vi lascio qualche secondo la slide sui nostri contatti, se volete contattarci per qualsiasi approfondimento, curiosità, questa è la nostra email e il numero di telefono. Ok, si è fatto tardissimo, allora chiedo ad Alessandra se può passarmi qualche domanda. Allora sì, ci sono. Allora, da parte di Sonia, che ti chiede se una persona gioca in modo occasionale, è dipendenza? Ok, perfetto. Questo è un concetto che ho cercato di esprimere all'inizio del webinar ed è estremamente soggettivo, perché al di là se può rientrare o meno in un quadro clinico, okay, quindi anche se non è da manuale, una dipendenza si chiama dipendenza nel momento in cui non posso farne più a meno, e se quel mio non poterne fare più a meno in qualche modo mi genera uno stato di sofferenza. Perché tutto sommato, anche se è un comportamento poco accettato a livello sociale, perché casomai qualcuno la pensa in maniera più bigotta, non è tanto quello che crea la dipendenza, ma è come io la vivo, e forse sì, in parte anche come la vivono le persone intorno a me. Poi, ok, ti riporto dei commenti da parte di Giuseppe che ti ringrazia innanzitutto per la tua chiarezza e ha partecipato attivamente all'esperimento dell'elefante rosa, in cui appunto si rendeva conto che alla fine si pensa ancora di più a quella immagine. Poi ci sono altre riflessioni da parte di Emanuele, che si complimenta sempre con te per il sunto di un tema molto vasto che è comunque riuscito a trasmettere con le sue parti più interessanti. A tal proposito delle dipendenze, mi rendo conto sempre più dell'importanza di codificare i pensieri e le emozioni all'atto, ma anche prima e dopo l'assunzione della sostanza. Cosa ne pensa? Ha qualche riflessione al riguardo? Beh, certo, codificare i pensieri è fondamentale. Per codificare io intendo essere consapevoli di quello che pensiamo, perché poi ai nostri pensieri seguono sempre delle emozioni, e ascoltare i nostri pensieri è il primo passo per capire cosa c'è che non sta funzionando e perché nel caso delle dipendenze sto mettendo in atto quel tipo di comportamento, a cosa mi serve. Quindi tutte quelle credenze positive sull'utilità vengono fuori nel momento in cui sono consapevole, e quindi, per riutilizzare il termine del nostro amico, decodificarli. Quindi sì, è importantissimo, sono d'accordo. Continuano ad esserci delle riflessioni, tra l'altro molto interessanti. Giuseppe continua chiedendoti, ti dice che una persona abusa occasionalmente di alcol, ma si rende conto che quando non beve sta meglio, poi beve e sta male e si chiede perché l'ha fatto. È un dipendente? Per me sì. Secondo te? Ok, non mi esprimo su questo caso in particolare perché probabilmente non ho tutti gli elementi, perché comunque bere in maniera occasionale significa è un tipo di comportamento che qualcun altro, casomai che ha una maggiore tolleranza, una maggiore abitudine, potrebbe essere anche un giorno sì e uno no. Okay? Però per quanto riguarda la mia idea di dipendenza è quella che ho dato prima, rispondendo alla prima domanda, cioè nel momento in cui
sto provando un disagio, allora sì, probabilmente è una dipendenza. Chiaramente ci deve essere, non essere tutti quei fattori di cui abbiamo parlato. Cioè, il solo pentirmene non è sufficiente, ci deve essere anche un'incapacità di mettere da parte quel tipo di comportamento. Ok, poi ti ringraziano, ti ringrazio Sonia, ti ringrazio Giuseppe. E poi c'è un'ultima domanda, anche perché il tempo sta stringendo. Edoardo ti chiede: quali aspetti educativi rendono un soggetto più incline ad una dipendenza? Educativi? Non so cosa intende per educativi. È chiaro che c'è un aspetto di autoeducazione, no? Cioè nel momento in cui apprendo che quel comportamento inizialmente mi ha fatto star bene, e allora mi educo da quel punto di vista. Non so se intendesse questo. Rispetto invece all'educazione sull'utilizzo non patologico, cioè non abusare, okay? Anche quelli sarebbero degli aspetti importanti nell'educazione di una persona, cioè sapere che si può fare tutto quanto, bisogna saperlo fare nella giusta misura, e che una cosa che ci fa star bene non significa che va ricercata continuamente. Sì, infatti poi ti specifica, lui faceva riferimento al setting familiare evitante o accogliente in questo senso, però se è stato esaustivo, infatti Edoardo ti ringrazia e ti fa i complimenti. Ok, ringrazio tutti per i complimenti, spero, cioè, sono soddisfatto, anche se avrei voluto dire tante altre cose, perché ripeto, è un argomento sul quale si poteva spaziare molto. E ringrazio tutti quanti per averci seguito, e rinnoviamo l'invito a seguire i nostri webinar. Fra 2 settimane ce ne sarà un altro ancora come da programma, e quindi vi auguro una buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima volta.